Il genio di Palermo ricorda che Palermo è una città medio orientale in Europa, perché il genio nasce in epoca preromana, nasce in un'epoca precedente all'impero romano, e del genio ci sono 7 diverse sculture nella città, un dipinto di Vito d'Anna, un'immagine del genio all'ingresso della bellissima cappella palatina nel Palazzo Reale. Il genio è il simbolo, tra virgolette, laico-pagano di una città che ha come riferimento e come patrona Santa Rosalia. Ed è bello pensare che quel serpente che vedete essere avvolto intorno al corpo di quel vecchio che è il genio di Palermo, raffigura Scipione l'Africano. E ricordare che Scipione l'Africano abbia donato come segno di gratitudine ai palermitani una conca, che vedete nella scultura alle mie spalle, qui in questo palazzo di città, nella quale ci stava il genio e il serpente, e sotto, in una di queste statue, è scritto Conca aurea, suos devorat, alienos nutrit. Una conca d'oro è Palermo, che divora i suoi e nutre gli altri. Questo è un invito ovviamente a chi non è palermitano a venire, e a noi palermitani a non mangiarci fra di noi e a non essere cannibali.